Buongiorno, state bene? Eh? Sì? Ecco qua. Vedi che mi ridete tutti quanti. Ma voi sapete che tutti di noi siamo tutti alla rovescia. Siamo tutti quanti alla rovescia. Siamo tutti girati in qualche modo. Mamma mia, quando siamo girati. Buongiorno. Io sono contento di essere qua con voi. Questo l'ho fatto a poco. Vedi, mi avete corretto. Mamma mia, in un lampo proprio, anche prima di avvicinare. Ma ti fa vedere una cosa? Quando vediamo gli sbagli degli altri, li vediamo velocemente. Però sai una cosa, noi veniamo qua la domenica mattina, io non so di voi, però io vengo qua così Dio mi può togliere la giacca, vedi, me la toglie la giacca. Sai che cosa mi fa poi? Lui mi fa così e mi mette verso lo verso giusto, vedi, mi fa così. Gira, ma questo fa male, capito? Questo fa un male. Tu non te ne rendi conto quando ti fa male essere girato verso il verso giusto, eh? Non te ne rendi conto, sai perché? Perché non ci vogliamo rendere conto. È meglio adesso, eh? Vedi, Dio vuole fare così a voi, a me, a te, a tutti quanti. Ci vuole mettere verso il verso giusto, perché Gesù è venuto per quello. Quelli che erano ingiusto, lui l'ha reso giusto, rigirandoci. E quando noi dobbiamo essere rigirati, fa male, fa male essere detto che non va bene la cosa, fa male a dire, essere detto che sei nel peccato, o che non, c'è qualcosa che non va tra te e Dio. Io non ti parlo neanche tra rapporto orizzontale, io ti parlo solo adesso del rapporto verticale, fra te e il Signore, perché quella è la cosa più importante, che è il rapporto fra noi e il Signore, capito? Perché quando quella si aggiusta, questo te lo dico, e te lo dico senza pelle sulla lingua e senza pensare che può essere una cosa esagerata, però quando il rapporto fra te e Dio si aggiusta pure quello orizzontale, si aggiusta. È arrabbiata, però si aggiusta anche quella cosa lì, hai capito? Questa avviene perché? Perché quando c'è il rapporto, quando c'è il rapporto verticale con Dio, capito? Tu vuoi essere come il tuo Signore, allora tu fai di tutto non per guadagnarti la salvezza, ma per piacerlo, perché lo vuoi piacere, perché lo ami, perché lui ha avuto la misericordia e l'amore profondo di riaddrizzarci, non ha avuto problema, capito, a toccarci, capito? E questa è, capito? La mia Bibbia, scusami, ok. Oggi parliamo del Natale. Il mondo evangelico, specialmente in Italia, è diviso riguardo il Natale, chi lo celebra, chi non lo celebra. Mi ricordo, siamo andati a cena una sera con un fratello, il pastore che c'è attualmente a Modena, a Sassuolo, e non lo so, mi presentò a un'altra famiglia di credenti. Io ero intorno a Natale e disse: buon Natale, ma guardate, storto. Ma guardato storto, l'ho offeso puro, hai capito? Perché loro non celebrano il Natale, capito? È guai avere l'albero, le luci, le cose, perché ci sono certi ambienti così. Però sai una cosa, la scrittura ci dà tanta libertà, capito? L'Apostolo Paolo, se noi leggiamo solo l'Apostolo Paolo, ci pensiamo le anime in pace, dice: chi ha onore un giorno, lo onora un giorno come se, chi non lo vuole onorare, va bene lo stesso, capito? Non ci facciamo tanti problemi. A me il Natale piace perché
evoca tante cose, non voglio dire i ricordi del passato, così, però specialmente da quando sono credente, capite? All'inizio non era così, perché la nostra chiesa dove siamo state toccate dal Signore era una chiesa che il Natale non veniva celebrata a livello pubblico così, però con il passare degli anni, mi ricordo il nostro figlio o la figlia, non mi ricordo, erano i piccolini, e noi non facevamo nulla per Natale, e mi disse così, e questo inizia il nostro pensiero, disse: papà, noi crediamo a Gesù e non facciamo niente, i nostri vicini non credono a Gesù, allora fanno tutte queste cose, come mai? Capito? È da lì iniziò il pensiero, che è vero, il mondo ci ha rubato questa gioia di ricordare la sua venuta, ricordare che lui è venuto, è sceso sulla terra, è buono, e questo apre anche il cuore della gente, dove tu hai la possibilità pure di dire: oh, il Natale non è solo... Ma è per questa ragione pure, capito? Infatti da tante possibilità anche nel mondo cattolico di almeno presentare Cristo, dice: wow, Gesù è il Natale, non il bambinello, non la cosa, però Gesù è il Natale, e questa è la cosa bella, è bellissima questa, e io sono contento che Gesù è venuto. Voi? Siete contenti che è venuto Cristo? Non mi sembrava un vero, mamma mia, voglio. Però io non so di voi, però senza Gesù che c'è? Pensamo, che c'è senza Gesù? Cosa c'è senza Cristo? Cosa c'è? Pensa, rifletti bene. Come sarebbe la tua vita se non c'è Gesù? Pensamo, che c'è? Che ci sarebbe? A che cosa pensasse? A che cosa pensasse se non ci fosse Cristo nella tua vita adesso? Quando ti svegli la mattina, che oggi vai, incontri il tuo libro, la tua lettura, e ti porta a riflettere su cose eterne, no? Che faresti? Ti bevi il caffè e corri a lavorare, no? E quando ti siedi a tavola, hai capito? È veramente con tutto il tuo cuore, prendi la mano della tua famiglia e ringrazia il Signore di tutto il cuore, non perché è da fare, però grazie a Gesù che mi hai dato tutta questa bontà sul nostro età. È vuota la vita senza Cristo, è vuota. E noi dobbiamo ricordare questo, dobbiamo ricordarlo e ringraziare il Signore che Lui è venuto e non si è risparmiato nulla. L'abbiamo cantata, hanno scelto i canti stupendi, anzi non c'è niente da dire, io me ne posso pure sedere e non dirvi niente, perché i canti hanno detto tanto questa mattina in riguardo a quello che è il Natale, in quello che è il pensiero del Signore verso la sua venuta. Ok, però io vi voglio portare un pensiero e riflettere su tre scritture. Non so, erano scritte tre scritture? Sì, erano scritte le tre scritture. Perché al Natale, noi l'abbiamo cantate pure, il Natale di solito si concentra sul racconto di Matteo e il racconto di Luca. Si legge, si pensa alla visita dei Re Magi, si pensa a quelli avvenimenti intorno alla sua nascita e rimane lì. Però il Natale non è solo quello, ok? Il Natale, che noi diciamo Natale, che significa la parola Natale proprio? L'avete mai scoperto? Siete mai andate in dizionario? Che significa Natale? Che significa la parola Natale? Che significa la parola Natale? Nascere. È la nascita, è proprio quello, hai capito? E la Bibbia ci parla di nascita, ok? Ci parla della nascita dall'inizio alla fine, hai capito? Ho scelto questi due, questi altri due apostoli per parlarci un po' della nascita, però da un altro punto di vista,
da un altro punto di vista, perché molto spesso noi, che facciamo con la scrittura noi? Abbiamo questa tendenza nel mondo moderno, ok? Noi prendiamo la scrittura e già abbiamo fatto un manuale della scrittura. Come avere un matrimonio felice? 5 passi, 1, 2, 3, 4, 5. Come conservare i soldi e essere un buon amministratore di ciò che Dio ti ha dato? 4 passi, A, B, C, D. Come essere un bravo fratello? Come avere un rapporto buono? Tutto vero, eh? E in ognuno di questi argomenti, la scrittura c'è da dire, però una cosa che devi ricordare, la scrittura non è un manuale fai da te. Neanche qui mi credete, perché siamo talmente abituati a usare la scrittura come un manuale fai da te, che noi siamo diventati ebrei. A volte sembra che siamo in una sinagoga, perché la sinagoga può fare quelle sermone lì. Come far meglio il cittadino, come far meglio la moglie, come far meglio il marito, come far meglio il figlio. Lo possono fare loro tranquillamente. Però una cosa che la sinagoga non può fare, che facciamo noi, è quelle che andava l'apostolo Paolo a dire Gesù è venuto, è morto, è risorto. E la sinagoga fu capovolto e lui fu minato, cacciato e buttato fuori dal paese. Perché la Bibbia è una storia, e dobbiamo ricordare questa, è una storia di Dio. L'uomo è protagonista, però la storia è sua, è lui l'autore, è lui che l'ha scritto dall'inizio alla fine. Okay? Se noi pensiamo a questo modo, la scrittura è diverso di un fai da te. Non c'è più bisogno che io mi cervello a trovare quelle che... perché diventa una cosa in me, perché lo Spirito dimorando in me mi guida verso gli sentieri del Signore in ogni cosa che io devo fare. Mo, per carità, questo non significa che non c'è bisogno di essere insegnati a fare certe cose, perché abbiamo bisogno di essere ammaestrati, essere condotti però la scrittura principalmente non è un libro fai da te. Se lo pensa così siete messi male e diventiamo solo legalisti. Io riesco a fare le cose, allora sono bravo, se non riesco a fare le cose non sono bravo. Alla grazia di Dio dov'è? In un ambiente così, perché cosa funziona la grazia di Dio se sono uno a chiacchiere? Allora, mo, la cosa bella di questa storia, sai che cos'è? Dio scrivendo la storia dall'inizio, lui le incrocia, quando poi Dio viene su, come si dice, quando Dio si presenta sulla scena, come si è presentato 2000 anni fa, è incrociata la storia umana con la storia divina, e si è incrociata in quel punto lì, è questa che ci dice l'Apostolo Paolo, quando lui ci annuncia la nascita, ci annuncia il Natale, in Galati capitolo 4. Io non so se l'avete mai pensato come l'annuncio del Natale, Galate capitolo 4, che quando lui dice, quando la pienezza dei tempi, ma che, quella parola lì mi fa morire, quando raggiunse la pienezza dei tempi, la pienezza dei tempi. Che significa la pienezza dei tempi? Che erano maturi, non c'era niente più da fare. Oh, tu devi pensare una cosa, Dio è Dio, vero? Non voglio diventare astratto, però Dio vedeva il 2019 come vedeva il diluvio, Adamo ed Eva nel giardino, Mosè sul Sinai, vedeva tutto e vedeva pure quello che avviene dopo di noi. Se ti metti a pensare così, diventa così. Perché la mente vola, perché Dio è Dio. Dio vive in un eterno presente. Pensaci, Dio vive in un eterno presente. Lui vede tutto il tempo, lo vede lui. Perché ricorda una cosa, il tempo è una cosa creata. E tutto il creato è qua. Per capirlo noi, è qua, nella mano di Dio. E lui ce l'ha così. E lui vede tutto il tempo... come tutta una volta. Allora quando lui vede tutto il tempo come tutta una volta così, lui dice che la pienezza dei tempi fu
2000 anni fa, significa che quello era il tempo maturo che Gesù, Dio, la divinità, come la vuoi chiamare, il Signore dei Signori, doveva incrociare la storia umana e fare qualcosa. Ok? E questo dice lui, questo lo dice lui quando lui incrocia i tempi e dice così, dice così, anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo, ma quando è avvenuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Ok? Questa è l'incroce. Questa è l'incroce di Dio nella storia umana. Ok? Dio scende, Dio viene, Dio vede che è maturo il tempo e lui decide di fare qualcosa. Non è che abbiamo deciso noi di fare qualcosa. Lui decide di fare qualcosa e decide di venire in mezzo a noi. Ok? Ci sono due aspetti di questa venuta che voglio un attimino presentarvi. Sono le 11:10. Spero di essere concisa e breve, ok? Perché mi hanno accusato di parlare troppo. Ok? Ok, concisa e breve voglio essere, ok? Però ci sono due aspetti di questa di dove si incrocia questo, e quelli sono gli altri due versetti qui, ok? Paolo qua, insegnando ai Galati, perché questo è un passo dove è didattico, se vogliamo, ok? Paolo insegna certe cose ai Galati che avevano bisogno di essere corretti in certi aspetti del loro cammino, a lui li insegna e li ricorda che Dio stesso sceglie di venire sulla terra finché noi possiamo avere l'adozione. L'adozione che significa l'adozione? A noi non significa molto oggi. Ok, non significa molto oggi, però se tu leggi un po' di storia, spero che lo fate ogni tanto, voi vi rendete conto che all'epoca di l'Apostolo Paolo l'adozione era una cosa molto forte. Se tu adottavi un figlio, lui diventava veramente tuo figlio, non era più considerato un figlio solo adottato, quello si dimenticava tutto della sua precedente vita. Lui diventava, specialmente se era io un, come si dice, aristocratico, un politico, un uomo forte, un uomo di potere, diciamo tipo un Ponzio Pilate, che si poteva adottare un figlio, quella persona lì che lui adottava, in tutto e per tutto, alla morte di Pilato, diventava quello che lui, Pilato, era, capito? Era così, capito? Oggi come oggi... Non lo so, hai capito? A volte l'adozione, non lo so se si fa per convenienza della persona che adotta perché prende i soldi e via scuola. Però ci sono anche quelle che lo fanno per scopi nobili, ok? Però all'epoca era così l'adozione. Allora, quando qua Paolo parla di adozione, tu devi pensare, quelli che eravamo noi prima della venuta di Cristo nella nostra vita, è tutto dimenticato da Dio. Mamma mia, non ha avuto un effetto proprio su di voi quella frase? Ma ti rendi conto? È tutto dimenticato da te. Tutto ciò che eri tu prima di Cristo è tutto dimenticato. Non ti rende felice? No. Non mi sembra proprio. Hai capito? Perché o non eravate così cattivi prima di Cristo. Non eravate cattivi, vero? Tanto curava la famiglia, dava i soldi agli altri ogni tanto, limosina ai poveri, facevate le cose buone. Non era così male poi la cosa. Pensiamo, noi siamo eredi, siamo coeredi con Cristo, lascia che scendano nei vostri visceri queste cose, lascia che scendano, che ti cambiano la vita, ti mettono dritto e la giacca sarà messa bene. Capito? La giacca sarà messa bene, dritta, bella. Ok? Il primo aspetto che ti voglio far considerare si trova in Giovanni capitolo 1. Questo è l'altro annuncio della, de, de, della,
del Natale. Non so se l'avete mai pensato in questa maniera voi. Giovanni l'annuncia così. In capitolo 1, versetto 14, io vi leggo solo quel versetto. In capitolo 1, versetto 14, dice questo. E la parola si è fatta carne e abitate fra noi. La leggete? Natale. La parola è diventata carne e abitata per un tempo fra di noi, pieni di grazia e di verità. E noi l'abbiamo contemplata, la sua gloria, gloria come l'unigenito del Padre. Questo è il Natale secondo Giovanni. Questo è il Natale secondo Giovanni. Gesù si è fatto carne. Si è fatto carne. Di propria volontà. Nessuno l'ha premuto, nessuno l'ha forzato, nessuno l'ha obbligato a fare, perché come ci dice i proverbi, la sua gioia era di stare davanti o tra i figli degli uomini, ci dice il proverbo 8. Lui aveva una gioia a stare con noi, era una gioia per lui. E qua Giovanni ci dice, la parola è diventata carne, è abitato. Quella parola abitato, potasse, già lo sapete questo, io non vi insegno niente nuovo perché io non so tante cose nuove, però quella parola abitato, sai che significa? Significa che ha montato la sua tenda. Lui è venuto tra noi, ha montato la sua tenda e abitato nella sua tenda. Capito? È montata la sua tenda e abitate tra di noi. Non aveva paura di fare questo. E qua dice poi una cosa bella. E dice, la seconda parte del versetto dice, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come l'unigenito del Padre. Abbiamo contemplato la sua gloria. Lui è sceso. E questa è la prima cosa che ti voglio far vedere una cosa. Lui scende. Perché vedi, qua dice la sua gloria. Giovanni parla di gloria, ci parla spesso nel suo Vangelo di gloria, e quando tu pensi alla gloria, io penso che Giovanni pure era addestrato e ammaestrato nella cosa, che poi lui scrive molti anni dopo il suo Vangelo, quando lui pensa alla gloria di Cristo, che cosa pensa? Lui sicuramente pensa quando Dio si è manifestato sul monte, quando lui si è manifestato nel deserto, quando lui si è aperto a Ebra. Pensava a tanti episodi dove Dio scende sulla terra prima di venire come bimbo, come uomo, e si manifesta a Abramo, a Giacobbe, a Mosè, e mostra la sua gloria. Però quella gloria era una gloria che non poteva avvicinarsi, solo Mosè si è avvicinato, e poi si doveva coprire pure il viso. Non poteva essere toccato. Infatti, se qualcosa toccava il monte mentre Dio era sul monte, che doveva succedere? Che doveva succedere? Doveva morire, doveva essere trafitto con la lancia, non potevano più vivere. Allora, avere un Dio così, com'è? Avere un Dio che non si può toccare, avere un Dio che non ti puoi avvicinare. Allora Gesù che ha fatto? No, questo non va bene. Lui scende, e quella parola contemplare che noi vediamo lì, contemplare, che significa, questa è una cosa che noi manca nel 2019, la contemplare, di vedere le cose fino in fondo, di vedere le cose a fondo, di poter fare della nostra persona, di entrare in quella cosa che vediamo. Ok? Vedere le cose a fondo. Tu vedi le cose a fondo, Andrea? La storia, quando studi la storia, la studi bene o fai così? Quando si tratta di cose spirituali, come siamo noi? Andiamo a fondo. Però vedi, Dio stesso dice no. Un Dio così, io non sono. Io sono un Dio che si può toccare, ok? Allora che fa? Gesù scende e dice, lo stesso Giovanni, questo ve lo devi leggere perché ti conviene a saperlo direttamente, così non ve lo cito da me, ok? Perché a volte il mio linguaggio è strano.
Guarda che dice Giovanni nel suo primo epistolo, dice questo, dice: quelli che era dal principio, quelli che abbiamo udito, quelli che abbiamo visto con i nostri occhi e che abbiamo contemplate con le nostre che abbiamo contemplato e con le nostre mani hanno toccato della parola della vita, perché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che ha preso il Padre e che ci fu ancora manifestata. Natale, vedi? L'apostolo stesso ci dice: Gesù venne e io l'ho potuto toccare, l'ho potuto ascoltare, l'ho potuto vedere, l'ho potuto contemplare, l'ho potuto andare in fondo con lui. Capito? Questo è il bello della venuta di Cristo, secondo Giovanni, perché Gesù è venuto essendo Dio eterno, essendo un Dio non avvicinato. Lui è venuto e ha detto: toccami, guardami, fai quelli che faccio io, sia come a me, non ho paura, c'hai malattia, vieni vicino, non ti preoccupare, c'hai la lebbra, toccami, sei cieco, lasciati toccare, non ti preoccupare. Ragazzi, Dio è sceso sulla terra e ha detto: toccami, guardami, contemplami. Che avete toccato voi? Cosa avete contemplato voi? Cosa avete udito voi? Che ancora a volte sembra che siamo traballanti tra tante cose che c'è nella vita. Il peso è pesante. Ma Gesù che cosa ti ha fatto? Venendo. L'hai contemplato? Se non l'hai contemplato è colpa sua? Non è più velato. Non c'è più il velo. Se non lo sente è colpa sua, togliti i tappi. Se non riesci a sentirlo di tatto, togliti i guanti quando maneggi la parola. Lascia che ti tocca in fondo. Noi abbiamo questo. Prima abbiamo come ci dice Ebrei, ci dice questo, visto che noi siamo circondati da così grande schiera di testimoni, deponiamo cosa? Il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci ha posto davanti, tenendolo cosa? Verso di chi? A chi dobbiamo guardare? Ragazzi, non mi fa pregare. Non mi fa pregare. Voi sapete che potete parlare quando parlo. L'occhio su Cristo. Quelli che abbiamo visto, quelli che abbiamo contemplato, quelli che abbiamo udito, quelli che abbiamo toccato con mano. L'avete fatto voi? Questo è il Natale secondo Giovanni. Gesù è sceso fino in fondo. Sai una cosa? E tu dici, potesse pure lo pensavo io, non lo so. Il tabernacolo, questo già lo sapete, pure questo, perché voi sapete tante cose, io lo so che lo sapete questo. Il tabernacolo aveva tante cose come arredamento, no? Ma ci sono due pezzi di arredamento che il tabernacolo non aveva. Sai quali sono? Chi c'era nel tabernacolo? Che cosa non c'era nel tabernacolo? Ti ricordi? Che cosa non c'era nel tabernacolo? Due cose. Una sedia e l'altra? Pavimento. Non c'era un pavimento. Sai perché? Perché Gesù, e questo ci porta a Filippesimo, Gesù è sceso dal cielo, il più alto del cielo, era il re dei re. Lui non è diventato il re dei re, signore dei signori. Ora, era già re dei re, signore dei signori, era il re dei re, signore dei signori, è eccelso nei cieli, è sceso fin giù, è toccato pianeta terra senza protezione. Lui ha camminato in ogni modo come a noi,
ci dice Ebrei. Ebrei dice: lui fu tentato in ogni modo come a noi, però senza peccare, perché noi non abbiamo un sommo sacerdote che non capisce le nostre infermità, però abbiamo uno che in ogni modo fu tentato come a noi, però meno il peccato. E questo ci porta a Filippesi, che l'abbiamo cantato. E questo è l'altro aspetto. Dio che scende per farsi toccare da noi, e poi un Dio che scende per toccare a noi. Perché è facile dire: ma tu che ne capisci? Non sei mai stato uomo. Che ne capisci della mia sofferenza? Che ne capisci del fatto che sono andato mio marito? Che ne capisci del fatto che sono stato derubato? Che ne capisci del fatto che sono stato tradito dal mio migliore amico? Che ne capisci tu del fatto che i miei figli mi odiano? E i miei fratelli mi odiano? Che ne capisci tu? Ah, lui può dire: ah, come ne capisco? L'abbiamo letto pure in Genesi capitolo 45 oggi. E come ne capisce il Signor Gesù il tradimento e l'abbandono del Padre? Eloi, la massa battani. Eloi, la massa battani. Lascia che ti scende. Lui è sceso fino a terra. È sceso fino a terra e conosce il tuo dolore, Denis. Conosce il tuo dolore, Carla. Conosce la tua tristezza. Conosce la tua agonia, la tua solitudine. Tutto ciò che tu passi nella vita, lui l'ha assaggiato. L'ha assaggiato in qualche maniera. L'ha assaggiato e l'ha vinto. L'ha vinto. L'ha vinto. Lui quando dice che è sceso in Filippese, quando dice si è preso la forma di uomo, si è preso la forma di uomo, divenendo servo, anche schiavo è diventato. Quando ti trovi in Giovanni capitolo 13, spero che quando lo leggete di nuovo Giovanni capitolo 13 ti vengono delle lacrime, quando dice si alza da tavola il Signore, si dipone la sua maestà, si cinde da un asciugamano e si piega, lava i piedi, divenendo servo. Schiena nuda. Sguardo basso. Che i servi non guardavano negli occhi, però. E lui dice a noi: voi non siete più servi. L'adozione di Galati, non siete più se, siete amici, anzi, siamo figli. Questo vale la pena. Il quale, vale la pena leggi, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì, annientò. Annichilì non mi ha mai piaciuto. Annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovate nell'esteriore simile a un uomo. Natale, secondo Paolo, divenendo simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte. È la morte di croce. Questo è il secondo aspetto. Dio scende, si fa toccare, si fa contemplare, però nello stesso momento lui non sta con le mani così. Tocca a te, contempla te e ti vede fino in fondo e ti tocca e ti scruta. Questo ti può mettere paura, perché noi non possiamo nasconderci da lui, però sapendo che tipo di Dio abbiamo a che fare, che è un Dio che viene toccato dalle nostre infermità, non viene schivato, noi possiamo stare tranquillo che lui toccandoci si assorbe tutta quella cattiveria e ci copre con il suo sangue prezioso e ci vede purificato in sé, ci vede purificato. E perciò la legalità e il legalismo non giova a nulla.
alla grazia di Dio. È pura grazia che lui ti veda così, non secondo i tuoi sforzi. Ma non mi, non mi malinti, eh? Non uscite, mo. Ah, io posso fare quelle che mi pare. No, 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 caro. Perché se tu sei innamorato di Cristo, tu non fai quelle che ti pare. Se tu sei innamorato di Cristo, tu non fai quella cosa che a te ti viene conveniente a fare, perché il momento te lo chiede. Parla agli sposati. Sei libero di fare quelle che ti pare a te, adesso, a livello, qualsiasi livello, però a livello rapportuale. Puoi fare quelle che ti pare a te? Ti fai l'appuntamento con un'altra persona adesso? Perché? Chi ti impedisce di farlo? Perché non riesci con un altro, Massimo? Mercoledì sera, ti fai l'appuntamento con, come si chiama là? Non lo so. Sheila, perché non lo fai tu? Non mi guarda così. Mamma mia, mia moglie, 43 anni. Eh? Perché non lo fai tu, sa? Ma non ve lo chiedo a voi, perché voi siete singoli, potete fare tutto l'appuntamento che volete, basta nel Signore, basta nel Signore, capito? Però perché non lo fai tu, Manu? Non ti viene in mente di farlo? Perché sei talmente innamorato di quella persona lì? Eh? È bello però, eh? È bello, ce lo dico pure io, che avessi pure io la barba come a lui. Carla, perché non lo fai tu? Ho chiesto solo alle femmine adesso. Uomini! Nico, perché non lo fai tu? Non ti puoi fare un appuntamento? Con... Mia moglie non vuole. Ah! Tua moglie non vuole. Hai capito? Quello è legalismo però, eh? Quello è legalismo. Hai capito? Però... Oh, scherzi a parte, eh? Nel mondo umano noi certe cose non le facciamo proprio perché quel rapporto lì ci spinge a essere fedele a quello, hai capito? Allora io non lo faccio, non voglio deludere né lei, né mia moglie e né prima di tutto il mio Dio, come dice Giuseppe, quando Giuseppe essendo singolo, ok, essendo un uomo singolo che si trovava nella casa di Potifar, nella casa di Potifar, e quando la moglie di Potifar la afferra per la, come si chiama? La veste, il mantello, quello che sia, e dici, e lei, non penso che era brutta sta donna, io penso che era una donna avvincente, anche desiderabile, non penso che era vecchia, non penso che era brutta, io penso che era bene, se no non ci sarebbe stata la tentazione. Lei la afferra e dice, vieni con me! E che fa lui? Scappa. Come posso peccare contro Dio? Come posso peccare contro Dio? Perché l'amore per Dio che aveva Giuseppe, l'amore per il padre, era tale che lo usava a guardare, di cedere a quelli che si presentava davanti. Noi la stessa cosa, l'amore nostro per Gesù Cristo, l'amore nostro per la sua persona, l'amore nostro per ciò che lui è per noi, ci deve proteggere, è quella. Questo ve lo faccio sempre questa domanda, mi sa, ma l'avete detto che lo volete bene ultimamente? Non dite bugie, perché sennò vi cresce il naso, perché io so che non è l'abitudine di fare. Quando è stata l'ultima volta che vi avete detto, Signore, io ti amo, ma ti voglio un sacco di bene, Signore, e io voglio essere fedele a te, Gesù, voglio essere come a te, ce l'avete detto ultimamente? Quando è stato? L'avete ringraziata per il Natale? Questo ci dice l'Apostolo Paolo. Lui è venuto, ci ha toccato con mano, ci ha dato libertà, ci ha protetto,
ci continua a proteggere, finché noi non possiamo dire a Lui, nessun essere umano può dire a Lui, tu a me, che ci sono le persone che parlano così a Dio, così. Oggi ci sono persone che parlano così a Dio, chi sei tu? Però non c'è nessun essere umano che può dire, tu a me non mi conosci, tu a me non sai che cosa passi, tu a me cosa mi puoi dire? Non c'è nessuno. Nessuno sulla faccia della terra lo può dire, nessuno. E Gesù facendo questo, prendendosi la forma di un servo, assaggiando tutta la miseria dell'umanità, assaggiando tutta la miseria dell'umanità, che fa? Ubbidendo, perché questo era il volere di Dio per lui, ubbidendo alla volontà di Dio, che fa Dio? Che fa Dio? Perché tu pensa, Dio essere Signore dei Signori, Re dei Re, scendi, diventa servo, Dio stesso, lo dice poi, lo dice la scrittura, lo dice Filippesi, lo innalza di nuovo affinché ogni lingua confesserà, ogni ginocchio si piegherà, e dice una cosa, dice che Gesù è Signore. È il nome al di sopra di ogni altro nome, Signor Gesù, Kurios. Signore, questo è il Dio che ti conosce, questo è il Dio che si è fatto uomo e è sceso sulla terra 2000 anni fa, e questo è lo stesso Dio che ogni giorno che passa, scende in un cuore di qualche essere umano intorno al mondo e di nuovo si compie il Natale. Questo è il nostro Signor Gesù. Innamoratevi di Lui, non c'è altro, non c'è altro, io ho finito, non c'è altro. Se questo Natale, per carità, ve l'ho detto all'inizio e non mi ritraggo e non mi voglio contraddire, celebrate il Natale, fatelo con tutto il cuore, onorate il Signore in esso, però vi posso dire questo, quando celebriamo il Natale, se lo celebrate, non facciamo come gli altri. Solo questo vi dico. Siamo come Lui, anche nel celebrare. Conteniamoci. Siamo veramente coerenti con essere discepoli di Cristo. Tutto lì. Tutto lì. Dio vi benedica e spero che Dio vi ha parlato in qualche modo e vi ha tirato la giacca nel verso giusto. Grazie Gabby, almeno mai cenato, mai fatelo segno. Mi vuoi dire una cosa? Grazie Michele. Possiamo pregare un attimo? Caro papà, la tua scrittura ci dice che dopo aver parlato anticamente e molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, e in questi ultimi giorni hai parlato a noi hai parlato a noi per mezzo del Figlio. Ci hai fatto sperimentare il Natale, Signore. Ci hai parlato a noi per mezzo del Figlio, che tu hai costituito eredi di tutte le cose e mediante Lui che hai creato il mondo, Lui che è il splendore della tua gloria, l'impronta della tua essenza, tu che sostieni ogni cosa, Signore, della potenza della tua parola, tu hai sceso. Ti hai fatto toccare, ti hai fatto conoscere e ci hai toccato a noi, ci hai conosciuto a noi fino in fondo.
e dal fango tu ci hai rialzato e ci hai fatto sedere alla destra insieme a te. Grazie per l'assemblea, Signore, grazie per i miei fratelli, che quest'oggi questa parola possa rodere in noi, Signore. Possa veramente prendere spazio in noi e possa crescere in noi questo amore, questo desiderio di toccarti, di stare vicino a te, di essere toccato da te, di essere cambiato da te. Grazie, papà. Grazie, Gesù. Far sì che ogni cuore qui, quest'oggi, Signore, possa dire pienamente quanto ti amo, Signore, quanto ti amo, Gesù, e ti ringrazio per quanto mi ami tu. Accresci in noi questo desiderio, papà. Benedici quest'oggi il tuo popolo. Benedici quest'oggi il tuo popolo. Nel nome tuo. Amen. Dio vi benedica.